Hi, minasan konnichiwa. Salve gente, bentornati su Arusan, il Giappone a 327 gradi. Nel video di oggi parliamo di etichetta, della forma di saluto, se così si può definire, che cade sotto il nome di inchino e che in giapponese si dice ojigi. Ojigi. In Giappone, come in altri paesi dell'Asia orientale, quando si saluta qualcuno non c'è il contatto fisico come da noi. Niente stretta di mano, baci, abbracci, palpate e altre cose del genere. No, da loro si usa chinare il capo e in base alla situazione e al grado di formalità, questa pratica può variare nell'angolazione e nella forma. Per questo ci sono diversi tipi di inchini e adesso ve li presento grosso modo un po' quelli più noti, oltre a raccontarvi come nascono, quando nascono, perché si sviluppano. Ma prima di partire date uno sguardo alla vignetta qui sopra, che non guasta mai. Date supporto in modo da far crescere per bene il canale. Detto ciò, intro e via di Ojigi, gli inchini secondo i giapponesi. L'ojigi sarebbe l'atto di mostrare rispetto inchinandosi, stando ai giapponesi, una pratica dell'etichetta giapponese che nel corso dei secoli si è ben radicata nella loro cultura, diventando fondamentale, affiancandogli ai satsu, i saluti. Quindi potremmo vederlo come una parte non verbale dei saluti. Questa pratica può variare in base allo stato sociale e relazionale. In base alle occasioni, tipo se devo salutare qualcuno, accoglierlo, mostrare gratitudine, portare rispetto durante riti religiosi, anche religiosi, avvenimenti sportivi come incontri di arti marziali, o magari per scusarti, farti perdonare qualcosa. Gli inchini si possono effettuare in due modi: in modo seduto, detto zarei, cioè seduti con i gluti sopra i nostri talloni, che sarebbe la posizione seiza, e un invece in piedi. Oggi gli ojigi sono un dato fondamentale in ambito lavorativo, non solo quotidiano, e tre sono le forme più utilizzate, le classiche. Allora, il primo di questi ojigi, il primo, quello meno formale, il più utilizzato quotidianamente tra colleghi e conoscenti, è detto eshako. Eshako. Scritto con i caratteri di incontro e gratitudine. Si tratta di un inchino appena accennato, infatti la posizione giusta prevede di inclinare il busto non oltre i 15 gradi, intorno ai 15 gradi, con le mani posizionate lungo i fianchi per l'uomo, mentre la donna giunta in avanti, e lo sguardo rivolto verso la direzione di chi salutiamo e che va sul basso. Il secondo, detto kere, formato dai caratteri di rispetto e inchino, va effettuato verso qualcuno che ha uno status sociale più alto rispetto al nostro, per esempio un superiore. La posizione è praticamente la stessa di quella detta in precedenza, cambia solo l'angolazione che si spinge verso i 30 gradi, da 15 passa a 30. Ora non è che dovete stare lì con il goniometro a misurare i gradi, se invece di 30 ci scappa 27, 7 gradi non è che la fine del mondo. Ah, mi raccomando, anche il respiro è importante. L'espirazione segue l'andamento del chinarsi. Il terzo invece è la saekere, inchino di massimo rispetto, molto formale, il più dei tre. Anche questo, come forma, è uguale agli altri, cambia giusto l'inclinazione ancora più marcata, che va verso i 45 gradi, e anche più si può spingere verso i 70. 90 volendo, forse un po' esagerato, 90. Comunque si può spingere anche verso i 70. In quanto altra forma di inchino si usa in avvenimenti rari, tipo al cospetto di qualche nobile, qualche pezzo grosso, oppure per porgere le più sentite scuse riguardo qualcosa. Per l'imperatore, ad esempio, ci si può dilungare anche a 90 gradi. Come vedete, negli ojigi, l'inclinazione va man mano scendendo per mostrare maggior rispetto. Lo scendere da una posizione verticale ad una orizzontale sta a segnare il passaggio da una via spirituale ad una tangibile.
e si coinvolge principalmente la parte superiore del corpo, perché il ventre sta ad indicare la volontà, il busto l'emotività e la testa l'intelletto. E questi sono i tre più classici, le tre forme principali usate prima di tutto nel mondo degli affari, dicevo prima, ma gli inchini vengono effettuati anche per motivi diversi, tipo religiosi. Ad esempio, quando ci si reca in un santuario shintoista, si dovrebbe fare un eshaku vicino all'edificio principale mentre si attraversa il portale d'ingresso, il tori. Poi, vicino all'altare, si effettua la cosiddetta procedura due inchini, due battiti di mani e inchino finale. Inchini che, trovandosi di fronte al divino, si possono spingere anche oltre i 45 gradi per rendere onore al Kami, alla divinità del luogo. Oppure si effettuano gli Ojigi anche durante le cerimonie funebri per rendere onore al defunto. E questi qui sono in piedi, come ho detto, si possono fare anche seduti. Ad esempio, esiste il Saikei Re, anche seduto, nella posizione Seiza, durante alcune importanti attività tradizionali, tipo la cerimonia del tè, detta Sado, oppure Ikebana, l'arte della composizione dei fiori, o alcune arti marziali. Poi c'è il Futsuren, non tanto diverso da quello precedente, dove si arriva a chinare il capo a 30 cm dal pavimento. Come vedete, tante sfumature. Sì, ma adesso non vi spaventate, non è che se andate in Giappone e non ricordate bene le procedure, quante gradazioni, vi fanno fuori, no, tranquilli. È buono saperle, ma in quanto stranieri non si aspettano poi da voi tutto tutto. Ma vediamo ancora che altro posso dire. C'è il Mokure, il saluto con gli occhi. Questo corrisponde più o meno al classico cenno con il capo ed è utilizzato proprio per parenti, amici stretti, gente che conosciamo da secoli e secoli, che non serve per la formalità, quindi molto informale. Non si affetta nessun inchino, basta un cenno con la testa. Poi c'è il Dogeza, che sta praticamente nel prostrarsi ai piedi di qualcuno, inginocchiato, con il capo e le mani congiunte verso il suolo. E sì, tipo implorare qualcuno, infatti si usa per pentirsi alla grande, chiedere un immenso favore, farsi ridare i soldi dal bulletto di turno, oppure vedere risparmiata la propria vita. È un gesto molto, come dire, estremo, esagerato, che non vi capiterà mai di vedere realmente. Oggi questa forma, come dicevo, estrema di inchino è roba troppo drastica per essere vista. Sarebbe un chiedere scusa tanto plateale da sacrificare la propria immagine, lasciare il segno di un'enorme vergogna pur di implorare perdono. E costringere qualcuno a fare il dogeza oggi equivale come minimo a denuncia. Se vediamo il passato, un tempo i samurai, per loro simile gesto stava a significare ok, accetto il mio fato, anche se vado contro la morte non mi oppongo. Ma adesso vediamo un poco proprio questo lato storico, così in modo approssimativo, come quando si diffonde nell'arcipelago l'uso dell'inchino. Certo, così mi dilungo un poco con il video, ma a voi piace anche questo lato, vero? Giusto? Allora, è possibile che tale pratica sia giunta in Giappone dalla Cina durante il V secolo, sì, V secolo circa, tramite il buddismo, dove viene visto come un atto di carità e rispetto verso le effigi oppure i propri maestri, quindi qualcosa a livello religioso. Ma stando ad un testo cinese, testimonianze cinesi del III secolo, che parla un poco del Giappone, già secoli prima la popolazione era solita inchinarsi per terra in segno di rispetto verso qualcosa di nobile, qualche nobile. Inoltre, controllando bene alcune statuette del periodo Kofun, dette Haniwa, è possibile vedere proprio queste sagome inginocchiate. Quindi è una pratica ben antica nel territorio. Attualmente dare una data precisa risulta difficile, quindi vediamo come indicativo il V secolo con il buddismo. Ma c'erano tracce già prima, durante il III secolo. Ma è durante il periodo Kamakura che tale atto va meglio a delinearsi, con l'emergere delle classi sociali, la classe dei samurai e della loro etichetta. E nel successivo periodo, il periodo Muromachi,
che lasciano veri e propri manuali provenienti da diverse scuole militari, in modo da promuovere la loro propria identità. E gli inchini più usati oggi si rifanno proprio a quelli sviluppati da una di queste scuole, la Ogasawara Ryu, proveniente dal famoso e potente clan dei Minamoto. Con i successivi periodi il Giappone sarà spesso scenario di cruenti battaglie, quindi questi elementi passano un poco in secondo, terzo, quarto, quinto, ventisettesimo piano, per poi ritornare a fiorire durante il periodo Edo, più stabile di quelli precedenti, portando a sviluppi negli usi visti con la scuola Ogasawara. E qui le usanze finiranno per abbracciare anche altre classi sociali, diventando una parte fondamentale del sistema gerarchico giapponese, e si presterà molto a determinati eventi, come la cerimonia del tè, dicevo prima, Sado. Ma è possibile, probabile, non è del tutto certo, che anche in presenza di alcuni daimyo, cioè i lord, nobili, che la popolazione effettuasse questi inchini, ma non è del tutto certa la cosa. Ed è proprio durante questo periodo Edo che l'Ōjiki diventa l'arte del rispetto, e ancora oggi un elemento importante da far breccia in particolar modo nel mondo del lavoro, creando così un'etichetta del mondo degli affari. Tanto importante che addirittura alcune aziende tengono dei seminari per le reclute, dei corsi in modo da insegnare come effettuare in modo corretto gli Ōjiki. Come vedete, è diventato veramente un elemento importantissimo nella società nipponica. E con questo direi che mi sono dilungato forse troppo, direi che è meglio tagliare qui. Termina anche oggi questo video. Se vi è piaciuto, vi è interessato, mi raccomando, ditemi la vostra con le interazioni e i commenti che vi leggo volentieri. Mi raccomando, ci conto. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima, sempre qui, non mancate. Alla prossima. Matane.